L'edificio si chiama Senso Libero, noi siamo a Cesate, qui vicino, a Saronno. Facciamo birra con prodotti naturali e biologici. I malti sono tedeschi e i luppoli sono per lo più americani. Sono solo birre artigianali fatte da noi, in piccole produzioni, di pochi litri, 400-500, non di più per ogni cotta, e le seguiamo dall'inizio alla fine fino alla distribuzione e alla somministrazione. L'impianto, una cosa importante perché è green e verde, nel senso che lavora con la corrente prodotta dal fotovoltaico che abbiamo sul tetto del magazzino. Quindi birra a chilometro zero fatta con energia pulita, più di così. Proviamo anche la gioia di Sant'Agostino Marta. Questo banco è vendita di prodotti Forever Living, un'azienda americana molto importante sul mercato da 40 anni. Offre solo prodotti di origine naturale e bio. Non siamo con l'alveare, ma essendo mia figlia la titolare del Tono Gioia, approfittiamo del passaggio di clientela per offrire questa nuova opportunità a tutte le persone che vengono a incontrarci qui. Per i prodotti lascio parlare Anna, la mia amica e mia collega, che può spiegare meglio le qualità dei prodotti che abbiamo esposto. Io con molto piacere parlo dell'aloe vera, quindi il nostro aloe vera gel, che è puro al 99,7%. E Forever Living è leader mondiale per quanto riguarda la coltivazione, le piantagioni, la produzione e la distribuzione di aloe vera. Da quanto tempo sei cliente? Da poco, è la terza volta che vengo qua. Ti trovi bene? Sì, sì, sì. Cosa hai comprato? Verdure, pane, pollo. Lancia di assaggi. Basta, cioè adesso non so cosa c'è dentro il sacchetto, non l'ho fatto io l'ordine, l'ha fatto la mia fidanzata. Sono qui a curiosare, sono qui a capire come funziona, vedere se è un ingranaggio che può interessarmi. Hanno aperto da poco, per cui sono in fase anche loro di rodaggio. Ho visto la presentazione che avevano fatto al cinema, al Cineforum un po' di tempo fa, sono venuta a curiosare. Buongiorno a tutti, sono Luca dalla Latteria Sociale di Veduzio Inferiore. Io rappresento la Latteria Sociale di Veduzio Inferiore, che produciamo il parmigiano reggiano di montagna. Noi siamo situati nell'Appennino centrale, nell'Appennino di Parma si chiama, dove siamo a 1000 metri di altezza e produciamo questo parmigiano con delle unicità tipiche al mondo. Niente, basta, partendo questo progetto dell'alveare che dice sì da 4 anni, sono stato uno dei primi produttori a entrare e crediamo in questo progetto per far uscire questi piccoli produttori in zone limitrofe del caso. C'è un approccio Io guarda un amico, lui era iperiroidico. Vabbè, qua per fine è stato il discorso di tiro, sì, e poi quando va a mare diventa un pazzo. Stiamo facendo il formaggio. Il formaggio? Partendo dal latte. Dal latte, stavo raccontando a Riccardo che il latte, questo latte qua, è delle nostre mucche, quindi il latte vaccino. Però tanti formaggi possono essere fatti anche con altri latti, no? Per esempio, con che latte può essere fatto il formaggio? Di magari un po' più piccolo della mucca, cos'è che c'è? La capra, per esempio, la pecora, sono tutti i tipi di formaggi, no? Ed è interessante perché lo stesso tipo di materia prima, che è il latte, poi si fanno tantissimi tipi di formaggi. Noi abbiamo carne di vitellone, riso e farine. Da dove viene? Noi siamo di Noviglio, in provincia di Milano, sud Milano. È da molto che fa parte di questa situazione? L'alveare 2 anni, di questo alveare in modo particolare 1 mese. Allora, noi siamo l'azienda agricola Cassani Bio, produciamo ortaggi e frutta a Sedriano, nel parco agricolo sud Milano. E inoltre produciamo anche prodotti confezionati, verdure già tagliate, lavate e messe sotto vuoto, e conserve vegetali e confetture, tutto biologico. Allora, qui abbiamo dei formaggi di Casale Roccolo, 100% capra,
abbiamo un formaggio di capra stagionato, stagionato con del pepe, cumino, erba cipollina e paprika dolce. Mentre qui abbiamo taglieri che oramai sono stati spazzettati oramai tutti dai bimbi, di Molino Tibis, abbiamo degli ottimi insaccati, abbiamo tutto lo stato brado, alleviamo quindi i nostri maiali fuori nei recinti esterni e praticamente abbiamo il laboratorio interno dove facciamo appunto, trasformiamo le nostre carni per fare questi insaccati di altissima qualità. Non aggiungiamo conservanti, né coloranti, né farine, quindi è un prodotto genuino come li facevano i nostri nonni. È proprio un prodotto nostrano per eccellenza. Cascina, Casale Roccolo e Museo Civis in Saccato. Allora, noi siamo le due falci e produciamo formaggio di capra. Veniamo dalla vacca Monica. Le nostre capre mangiano solo naturale, non mangiano mangimi, mangiano fieno di montagna e cereali naturali. Ho comperato il pesce, le alici, che le avevo già prese l'altra volta, erano freschissime e buonissime, le ho riprese, poi le uova, verdura, adesso devo ritirare il formaggio, la carne. Si trova bene? Molto bene, sì, benissimo. Vediamo la televisione di Saronno! Va su Rai 1, giusto? Rai 1, canale 5 e siamo in diretta Eurovisione. Allora, abbiamo fatto in questa distribuzione speciale una lotteria. Siccome i premi erano tantissimi perché i produttori sono stati molto generosi, gli iscritti hanno deciso all'unanimità di dividerli in tre. Quindi avremo tre numeri da estrarre. Adesso devo dividerli un pochino in modo equo tra le varie cassette. Se volete vi dico più o meno quello che abbiamo. Allora, Baviello, ce l'ha su due belle colombe. Non so i gusti, ma da un chilo, un valore alto. Poi parmigiano con formaggera, formaggella di capra da Casale Roccolo, le fragole, la crema mani a base di latte di capra di Annoni, le piadine che però se non ricordo male sono due, quindi le divido, direi che le metto qua. Poi c'è la pancetta quadra di Tibis, Mulino Tibis, una cassetta da 3 kg di verdura mista di Cassani Bio, crema buonissima, vino Terra Mossa dal Monferrato di Marco Porto, la scamorza fattoria da Puglio e la latteria di Zippo che dividerei. Allora facciamo un formaggio qua, ok, poi tutta verdura, le piadine, che dite? Facciamo così? Ok, direi che questi sono i premi, che dice il mio notaio, valuta l'equità di questa suddivisione. Che dici? Sì, perfetto. Perfetto. Ma questo forse è un po' ricco perché c'è la crema mani, le fragole sono di là. Va bene, ok, allora estraiamo con l'aiuto di un giovane adepto dell'alveare. Ciao. Lorenzo, allora Lorenzo, ti sei scaldato per questa estrazione? Vai, mano qui, si può riprendere il bambino? Ok, mano qui, senza la facciona, senza lo smile. Fai un po' così che li mischiamo. Questi sono i 55 ordini, tranne il mio credo che è l'11, se esce l'11 non vale, io non vinco, il gestore non vince mai niente. Vai, adesso gira. Oh, un numero! Numero 10! Io! Yeah, scendi l'uscio! Non c'è qua? C'è la colomba di Baviera, la mia madre, la sua vai, ancora uno. Altro numero, mischiamo. Vai, fai un giro completo. Un altro numero. Ma non è ancora pronto. Che numero? Oh cavolo, adesso qual è? 6, numero 6, sicuramente è 6. Yeah, il notaio. Vai, vai, mischia. Prego, prego. Giro, giro completo. Oh, dall'altra parte, dall'altro lato. Ecco, bravo. Eccolo qua, pronti? Oh, 33, numero 33, c'è? Se non c'è devo vedere chi è. 33. Niente, lo cerco io. Vabbè, già due è buono. L'applauso per te. Grazie.
grazie, grazie. Voi siete clienti dell'alveare? Sì. Cosa avete comprato questa volta? Oggi abbiamo comprato frutta, verdura, pesce, carne, la mozzarella, pane, basta, è tutto. Per una settimana? Per una settimana. Ogni settimana comprate? Ogni settimana, sì. Sì. Fedelissimi dall'inizio. E vi trovate benissimo? Molto bene, davvero. Sì, sì. Poi Marina è molto brava, quindi.